È una questione molto complessa e anche oggetto di molte polemiche, quella appunto del diritto di cittadinanza e di voto per le amministrative per i migranti, appunto. Perché è così importante secondo voi? La questione del diritto alla cittadinanza e il diritto al voto è così importante perché la vita degli immigrati in questo paese è regolamentata con una norma che li getta in una precarietà totale, no? Lo status giuridico che insomma norma la vita degli immigrati li considera soltanto come forza lavoro, ma non come persone in carne e ossa. E quindi la perdita del lavoro per un immigrato significa spesso l'espulsione immediata dal paese. E quindi il diritto alla cittadinanza e il diritto al voto. Il diritto al voto prima di tutto lo rende soggetto attivo il cittadino straniero e gli dà la possibilità di dire la sua, no? Sulla gestione di tutta la cosa amministrativa del territorio dove vivi. E il diritto alla cittadinanza gli dà una tutela maggiore per non rimanere più un soggetto precario e minacciato di questo status di instabilità, no? Proprio sul territorio. L'Italia sono anch'io, è vero, gli immigrati sono un pezzo consistente della nostra Italia ed un pezzo ancora più consistente nella nostra provincia, se pensiamo che ormai il 10% della popolazione è costituita da immigrati. Ed è sicuramente un fatto rilevante dal punto di vista numerico ed è sicuramente anche un fatto importantissimo. Quando si dice immigrati una risorsa, ed è proprio così, immigrati sono una risorsa anche per il nostro territorio, perché sono un apporto di giovinezza per una provincia molto vecchia. Il fatto di avere così tanti giovani rappresentati dagli immigrati significa compensare uno squilibrio demografico che poi si traduce in uno squilibrio per lo sviluppo.